Muore giovane colui che al cielo è più caro, lo diceva il poeta greco Menandro. E Salvatore Antonio Gaetano, detto Rino, deve essere stato molto caro al cielo se se n'è andato all'età di soli 31 anni, nel pieno della sua vita e della sua arte. Il richiamo alla cultura greca è legittimo, poiché Rino veniva da Crotone, città della Magna Grecia strettamente legata alla presenza di Pitagora, grande matematico e filosofo. Eppure Rino Gaetano non sembra aver ereditato dalla terra di Pitagora alcunché di matematico, dal momento che nelle sue canzoni i fattori non sono mai al loro posto, ma vengono sempre sovvertiti. Prevalgono piuttosto metafore e allegorie in un'allegra, graffiante, irridente confusione di inventiva e di sana follia liberatoria. Il suo linguaggio apparentemente incomprensibile e birichino lo fa assomigliare ad un folletto che non si pone alcun limite, ma cerca il divertimento e la liberazione attraverso il libero accumulo di materiali verbali e musicali. Però alla fine, sempre per restare nella metafora pitagorica, il prodotto non cambia e i conti tornano sempre. E ben lo sanno i giovani che 20 anni dopo la sua morte, scoprendolo o riscoprendolo, hanno decretato a Rino Gaetano un successo che lo ha riportato in testa alla Hit Parade. Insomma, Rino, dopo aver sfiorato il successo in vita, si è affermato postumo, come è avvenuto per altri artisti, forse perché quando era in vita i tempi non erano maturi per le sue proposte. Il che significa che lui era più avanti del proprio tempo ed è anche per questo che è tornato oggi a destare molto interesse. Alzo al mattino con una nuova illusione, prendo il 109 per la rivoluzione e sono soddisfatto, un poco saggio, un poco male, penso che fra 20 anni finiranno i miei affanni, ma ci ripenso, però mi guardo intorno per un po' e mi accorgo che sono solo, in fondo è bella però la mia età e io ci sto. Si dice che in America tutto è ricco, tutto è nuovo, puoi salire in teleperica sui grattacieli e farti un uomo. Invece cerco il rock and roll al bar e nel metro, cerco una bandiera diversa, senza sangue e sempre terza, ma ci ripenso, però mi guardo intorno per un po' e mi accorgo che sono solo. È bella però il mio paese e io ci sto. Mi dicono alla radio stati calmo e stati buono, non essere scalmanato, sta tranquillo e fatti uomo, ma io con la mia guerra voglio andare ancora avanti e costi quel che costi la vincerò, non ci sono sangue. Che se invece però mi guardo intorno ancora un po' e mi accorgo che sono solo. Quanto è bella però la mia guerra e io ci sto. Cerco una donna. È il 1981, l'anno della sua morte, quando Rino Gaetano canta la sua sfida al mondo in uno spettacolo che ha come attrazione principale Riccardo Cocciante. Al suo attivo ci sono già alcuni grandi successi, come Gianna, Non te regge più e appunto Il cielo è sempre più blu, che la Rai aveva già registrato e diffuso alla metà degli anni 70. Occhiali, chi va sotto un treno,
contadino, chi smazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia, na, 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu. Rino si rivela subito un cantautore atipico che non racconta una storia ma mette in musica una serie di pungenti flash sulla realtà del nostro paese. Realtà che in altri contesti sembra stemperarsi nel luogo comune, che il nostro cielo è sempre limpido e colorato. Chi è assunto alla zecca, chi ha fatto cilecca, chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta, chi gli manca la casa, chi vive da solo, chi prende a sé poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu. In effetti Rino veniva da un cielo blu, quello di Crotone, città che nel nome di Pitagora rivendica una matrice greca e lo fa in maniera tambureggiante, anche nei vicoli dove vive una umanità minuta e palpitante che sicuramente gli avrà ispirato molti versi delle sue canzoni. Tutte le sere che aspetta il marito che torna dai campi, ma come fare non so. Ad esempio a me piace rubare le pere mature sui rami se ho fame, ma quando bevo sono pronto a pagare l'acqua che in quella terra è più del pane. Ma da dove veniva la rabbiosa allegria di Rino e insieme l'amore per la sua terra? Sicuramente lui ha assimilato moltissimo sia da Crotone che qui a Roma, diciamo che è una vita vissuta. Crotone forse per il fatto che vedeva tanta povertà in giro e magari per lui si sfogava a scrivere queste cose. Noi abitavamo una casa a piano terra, più che altro erano dei magazzini, però diverse famiglie diciamo la occupavano come abitazione. Infatti avevamo 3-4 stanze, abitavamo assieme ai nonni. L'amore di Rino per la sua terra fortunatamente sembra oggi ricambiato, con una piazza a lui dedicata e con una targa che ricorda che Rino Gaetano è nato proprio lì. Quando stavamo a Crotone non c'era acqua pure. E mia madre si doveva alzare alle 5 la mattina per fare la provvista d'acqua. C'erano anche persone che non avevano una casa, magari dormivano dentro una baracca, sotto un ponte. La povertà era tanta all'epoca. Il pezzo prossimo che faccio è la storia degli ultimi 50 anni italiani, raccontati attraverso gli amori e gli umori di una donna che si chiama Aida. Lui non si dimenticava di niente. Qualsiasi cosa che gli passava davanti, lui acchiappava sempre qualcosa diciamo che poteva scrivere. Le spogliava i suoi ricordi, le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e mille mari. I'm
e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte. E dopo giugno il gran conflitto, e poi l'Egitto e un'altra età. I salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo e Stalin. Safari, antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei bella. Avete sentito 50 anni di storia italiana attraverso una canzone, compito veramente arduo. Eppure quanti riferimenti precisi, come pennellate nette in un dipinto, non so, il fascismo, le calze a rete, il fanale di Lili Marlene, il gran conflitto, cioè la guerra, e il viso nero e il cuore rosso della lotta di liberazione. E poi la miseria del dopoguerra, i russi della propaganda politica che mangiano i bambini, e ancora 30 anni di safari che vogliono dire certe ruberie e scandali con antilopi e giaguari che alludono ai nomi in codice di alcuni esponenti politici coinvolti nei vari scandali della Prima Repubblica. Come dirà la sorella, poi, l'inventiva di Rino poteva nascere dal dettaglio di una storia, da un nome, da un mito, da un modo di dire, come quello che per riferirsi a cose lontane dice «erano i tempi in cui Berta filava». L'originalità di Rino sta nella semplificazione o banalizzazione del mito quando si chiede chi fosse Berta, per poi partire per una costruzione fantastica sul tema. Il tutto con una melodia semplice, ripetitiva, alla maniera di certi canti del mondo contadino meridionale, e con una voce che non fa nulla per essere gradevole, una voce che piuttosto somiglia a quelle un po' afone e gutturali che si possano ascoltare al mercato ittico di Crotone durante la contrattazione per il prezzo del pesce. 3, 6, 8, e 3, 11 a 12 euro. 3, 6, 8, 12 e 13, e 20, e 30, e 40, e 50, e 50, beati sotto aceti che ti preparano al cenone, beati critici e gli esegeti di questa mia canzone. Crotone, città di poche industrie ora ridimensionate, di un retroterra argilloso che invoca acqua, città di mare e di pesca, dove i nomi delle barche conservano la memoria di invocazioni disperate alla clemenza del cielo, affidate a voci aspre e gutturali che ricordano quella di Rino. E filava
vestito da bianco. Non pensava di avere una voce con il tono giusto, capito? Anzi, questa cosa poi è stata pure stata marcata anche quando andò in collegio, che diciamo fu mandato fuori dal canto della scuola perché dicevano che era stonato. Quindi si era convinto che lui proprio come voce e come tonalità non andava bene. Tant'è vero che lui piaceva suonare e cantare, però per fare diciamo, i dischi, all'epoca l'LP, no? In vinile, e voleva che li cantassero altri, non lui. Adesso però mi devi parlare di questa meravigliosa cagnetta, questa cuocherino. Dico, a parte che ti dà la possibilità di, ti ho detto, di intervistare due cani anziché uno. Quando i genitori si trasferiscono a Roma per un lavoro da portinai, il giovanissimo Rino Gaetano si trova ad abitare al numero 53 di via Nomentana, vicino a Montesacro, nell'appartamento del portinaio ricavato dalle cantine. Dalle finestre Rino non vede il cielo sempre più blu, ma solo i piedi dei pochi passanti di una strada secondaria. Arrivato a Roma all'età di 9 anni, e finito le elementari, e mia madre, avendo poco disponibilità da dedicare a Rino, e lo mise in collegio a Narni, vicino Terni. E lì il Rino ha scritto una storia, non so, una specie di poema a 13 anni in collegio, che si chiama L'uomo volò. Ma se c'è Dio! In questi quaderni si ritrovano tutti i temi che saranno poi cari a Rino Gaetano e che sono quelli che hanno infiammato un'intera generazione. Ci sono ballate sull'assassino dei Kennedy, di Martin Luther King. I suoi maestri, o meglio le sue frequentazioni più assidue, sono ad un certo punto Bob Dylan e i Beatles, insieme a Iannacci, Celentano e De André, eppure i Gufi, che probabilmente ama per la loro ironia, ma anche Gian Pieretti e Ricky Gianco. Ma se il gioco è più basso, no, 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 non è più il mio. Tuttavia il coraggio che ho, io te lo verso. Poi ci sono i primi tentativi di scrittura e sono canzoni che sembrano seguire l'onda lunga della contestazione giovanile e di quei cantanti che ha conosciuto al Folk Studio, come De Gregorio o Guccini, ma che poi volgeranno rapidamente all'ironia, allo sberleffo, al surreale. Una svolta questa dovuta anche alla frequentazione di Bruno Franceschelli, suo amico e collaboratore. A un locale di vicino al Pantheon io mi divertivo a fare i pezzi di Petrolini, difatti il mio soprannome era Gastone, e Rino mi seguiva sempre. Anzi, devo dire che mi dicevano i proprietari: ma che ti porti a fare presso sempre sto capellone? Vedrete che sto capellone un giorno farà parlare. L'ironia petroliniana in Rino c'era già, era latente. Quando ha conosciuto me, che gli ho fatto approfondire bene Petrolini, lui l'ha bene assimilato e l'ha adattato al suo uso e consumo con la sua genialità. Vorrei presentarvi un amico che è venuto a trovarmi e che mi diverte perché è un po' l'erede di un certo tipo di nonsensi, di marinetterie del surrealismo più antico, e si chiama Rino Gaetano. L'Effendi è quel signore che consuma abitualmente una tazza di petrolio alle 5 del pomeriggio.
da Petrolini al petrolio, con una canzone scritta negli anni di quella crisi energetica che vide gli italiani restare a secco di benzina e l'affermarsi delle famose e non dimenticate domeniche a piedi. E senza benzina o gasolina, soltanto un litro in cambio ti do, Cristina. Nei quaderni di Rino si possono ritrovare anche i primi stimoli visivi del suo modo un po' anarchico e molto irridente di vedere le cose d'Italia. Come questi disegni di mani con le sigle di partiti protese e rapaci verso lo stivale. Un modo che porterà Rino a scrivere il suo primo grande successo, quello giocato sulla moda allora imperante del re. Era un po' la sua vittima predestinata, mi faceva sempre un sacco di scherzi. E una sera me l'ha fatto uno un po' più pesante e gli dissi proprio alla romana: Rino, non ti reggo più. Il giorno dopo mi telefona ad andare a casa sua perché aveva un'idea. Non aveva dormito la notte, aveva già pronto non ti reggo più. Da buon musicofilo, lui reggo, regga. E ecco lui. Senza fatti e soluzioni, la castità non te regge più, la verginità non te regge più, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni non te regge più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commendatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, regge più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu, regge più. E ala la, regge più, CPC non te regge più, DCDC non te regge più, PCPC blibri, DCDC, DCDC Cazzaniga non te regge più, Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Monti Pirelli, Tripla Causio che passa Tardelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli non te regge più, Gianni Brera non te regge più, Berzo regge più, Monzo Panatta, Rivera d'Ambrosio, Lauda Teni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio, Raffa Guccini, Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobildonna Eminenza, Monsignore Vassia Sherry, Mon Amour regge più. Paesà,
15-18, il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, sulla spiaggia di Capocotta, Cartier Cardenducci, porto belle illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a Dama c'è chi fa la patta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente. Ma chi me sente? Ma chi me sente? E allora amore mio ti amo, che bella se Alibers ci giurer, è meglio che bella se, che bella ci giurer, sei meglio che bella se, che bella se, non te ne che più, che bella Alibers ci giurer, sei meglio che bella se, non te ne che più. Non te regge più conosce un grande successo anche all'estero e in Spagna viene pubblicata con il titolo di Corta la cuerda, ovvero taglia la corda, vattene via. In Germania viene incisa invece una versione tedesca di Gianna. Insomma, Rino Gaetano è sulla cresta dell'onda, anche se non raggiunge il pubblico di tutte le età che storce la bocca di fronte a questo folletto che sembra aver bandito l'amore dalle proprie canzoni in favore di una denuncia sociale che travolge tutto e tutti. Lui lo fa con quella sua faccia da ragazzo impertinente, senza mettersi in cattedra, ma con la leggerezza di chi non nutre animosità di parte, e questo lo aiuta a superare parecchi ostacoli. Per esempio, quelli della censura televisiva, che per lui sembra improvvisamente non esistere più. Negli archivi della RAI è infatti possibile ritrovare le canzoni di Rino eseguite in più versioni e in momenti diversi e a quanto pare senza la soppressione di strofe o cambi di parole come era accaduto ad esempio, tanto per citare il caso più clamoroso, a Lucio Dalla con 14 marzo 1943. Era evidentemente la nostra TV che dopo la riforma e al passo con il paese in quegli anni pieni di salutari fermenti stava cambiando e dove si poteva finalmente introdurre nelle canzoni temi sconvenienti e affermare, ad esempio, che c'è ancora chi vive in baracca o non ha l'acqua in casa. Chi cambiò le parole di una canzone fu invece proprio lui, Rino, quando nel 1974 si presentò l'occasione di partecipare con una sua composizione, cantata però da Nicola Di Bari, ad una vetrina molto popolare ed ambita come canzonissima. Fu Nicola Di Bari, vincitore a Sanremo per 2 anni consecutivi, a chiedergli di poter interpretare ad esempio A me piace il Sud, con qualche modifica. Ad esempio, a me piace la strada, col verde bruciato, magari sul tardo, ma che più scuro, senza rugiare, coi fichi d'India e le spine dei cardi. Ad esempio, a me piace. È una delle poche canzoni di Rino Gaetano lontano dallo stile beffardo di sempre e che forse per questo destò l'interesse del meridionale Nicola Di Bari, il quale tuttavia chiese di cambiare il refrain per inserirvi una nota sentimentale e amorosa che riteneva fosse più adatta per una manifestazione popolare come canzonista. Ma chi mi manca sei tu. Il risultato è che il brano prendeva in questa maniera tutta un'altra strada, conformandosi ai modi più classici della canzone d'amore e perdendo in gran parte il suo messaggio di ballata dolente. Per te tutto il mio amore, la mia libertà. Ma anche senza cambiare parole una canzone può diventare tutt'altra cosa rispetto all'originale, come è facile constatare anche dall'interpretazione che Riccardo Gocciante dava di Aida, dove l'accento viene posto in maniera insistita sul solo punto che permette all'interprete di tanti successi di stuzzicare le sue giovani ascoltatrici. Aida, come sei bella, come sei bella. Bye.
il più nuovo si chiama Mio fratello è figlio unico e penso che niente esprime proprio il concetto di emarginato, di escluso, che è appunto questo mio fratello è figlio unico, meglio di un cane. Cioè il cane è la solitudine per eccellenza. Il discorso in fondo è sui poveri cani che siamo tutti quanti noi, abbastanza avulsi proprio dall'incontro umano e abbastanza soli. Cioè, praticamente siamo abbastanza messi da parte un po' uno con l'altro. Eccolo invece il vero e lucido Rino Gaetano, del quale il gruppo ufficiale che ripropone oggi i suoi successi ci fa ascoltare una delle canzoni più significative. La ripresa è amatoriale, ma ci permette di notare come la platea canti in coro quasi tutto il brano. Mio padre è figlio unico, che non ha trovato il coraggio d'operarsi a te. Non ha mai pagato per fare l'amore, e non ha mai vinto un premio aziendale. Canzone che prende il via da un ossimoro, perché chi ha un fratello non può essere figlio unico, trasferisce sull'immaginario Mario tutta la rabbia di una situazione esistenziale. E adesso abbiamo la canzone numero 4 della categoria cantautori, si chiama Gianna e la canta Rino Gaetano. Chi avrebbe avuto il coraggio di andare in una veste così? Dissacrando. Maglietta alla marinara e scarpe da tennis, che fu bravissimo il regista a fare un test a piedi stupendo. È 1978 e Rino si classifica terzo al Festival di Sanremo, ma la sua canzone supera tutte le altre in vendita e popolarità. Sosteneva tesi e illusioni. Gianna, Gianna, Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna, Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare amore. Ma la notte, la festa è finita e
Quello stesso 1978 vede Rino partecipare anche al Cantagiro con un'autentica tamurriata meridionale. E partiva l'emigrante e portava le provviste e 2 pacchi di riviste. E partiva l'emigrante, ritornava dal paese con la fotografia di Bice, bella come un'attrice. E cantava le canzoni che sentiva sembra lunare. E cantava le canzoni che sentiva sembra lunare. E partiva il mercenario con un figlio da sfamare ed un nemico a cui sparare. E partiva il mercenario verso una crociata nuova per difendere un'effigie e per amare ancora Bice. Bice, Cristina, Gianna, Aida, i nomi di donna nelle canzoni di Rino Gaetano sbocciano come fiori. Spesso gli servono solamente per facilitare una rima e suonano perciò quasi comici. Aida, ad esempio, ci fa ricordare Giuseppe Verdi, del quale l'arrangiamento della canzone cita a piene mani con umorismo la famosa marcia trionfale. Cristina fa rima con benzina, Bice con attrice. Sembra che l'autore voglia sempre prendere le distanze dai temi amorosi e non voglia mai impegnarsi seriamente sul versante sentimentale, che forse non ritiene adatta alle sue corde. Tant'è vero che in televisione non canto mai una canzone come Sfiorivano le viole, non l'abbiamo ripescata ambientandola nella sua città a Crotone, su quel mare che Rino da ragazzo vedeva ogni giorno abitando proprio di fronte ad un porticciolo di pescatori. Magari a quei tempi le ragazze non indossavano i costumi da bagno di oggi, forse, chissà, non facevano neppure il bagno, se non sotto gli occhi dei genitori. Una canzone probabilmente autobiografica, o forse no, che crea però un clima di sentimenti semplici e genuini. L'estate che veniva con le nuvole rigonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio e tu crescevi, crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me e tu prendevi la mia mano mentre io
aspettavo. I passi delle onde che danzavano sul mare a piedi nudi, come un sogno di follie venduto all'asta. Quella notte cominciava un po' perversa e mi offriva tre occasioni per amarti. E tu fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. Mentre io aspettavo, crescevi più bella, più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. E tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Si promette e si mantiene amore, mentre io aspettavo. Lui rifiutava essere troppo romantico. Non è che in lui la dissacrazione era una sua componente essenziale, però ecco, fiorivi, sfiorivano, bella, una bella poesia che andava bene, alla fine bisognava dissacrare questa poesia e mettere in mezzo un problema sociale, tutto quello che vuoi. Poi viene l'incontro con Mogol, con un sofisticato testo dal sapore battistiano, che però sembra lontano dal mondo di Rino. Eppure la sua musica e la sua interpretazione rendono credibile la storia di un triangolo da risvolti sorprendenti. 3, 5, 3, 10, o giù di lì. Molla tutto e parti con me. Non pensarci, rispondi di sì. Cara, nessuna follia, andiamo via. Via da quell'odioso garage e da quel panzone. Tu non venderai mai più Arbel. Fatti dare però la liquidazione. Basta col passato, è bruciato. Scusa, scusa se ho portato anche lei. Ma mi sei attaccata al braccio. Cosa vuoi? Non temere, non dà fastidio. Quando piange poi c'è il rimedio. Giuro, niente sesso, solo un po'. Parte il treno e parte con noi.
io scendere. Resta vile maschio, dove vai? Senso in tre non si può. Parla almeno tu di no. Resta vive maschio, dove vai? Facciamo la conta ed una di voi. Oppure scendo io, casomai. Resta vivo. Era un po' insonnolito perché stava registrando per il nuovo LP di notte a una semicurva a via Nomentana, all'altezza di 21 aprile. La macchina non controllata è andata a sinistra e si è scontrata con il camion. Fu inevitabile il richiamo a Fred Buscaglione in quel tragico 2 giugno del 1981. E Rino Gaetano aveva proprio interpretato le canzoni di Buscaglione in una trasmissione televisiva. Se ne andò di notte, ma ci ha lasciato ben vive le sue canzoni. Favola Sing Sing. Quindi tutti salutati, i sorrisi smerigliati, sono il dritto di Chicago Sugar Bee. Sugar Bee!